puntualissimo, ore 20:17, anche stasera è qui. Ci stiamo avvicinando inesorabilmente ai 20, ai 2 anni e 7 mesi, sì, qua 31 mesi di dirette, perché qui andiamo avanti senza soluzioni di continuità, senza pause, senza niente. Perché? Perché c'è sempre la necessità, la voglia, almeno da parte mia, ogni sera di venirmi a confrontare con voi, con le tante migliaia di persone che mi seguono, decine se non centinaia di migliaia di persone che mi seguono, per parlare di quello che ci circonda e per parlare di questa situazione talmente idiota e talmente stupida che ormai non sanno veramente più come gestircela, non sanno più nemmeno fra di loro come fare a gestirsi l'informazione. Perché? Perché hanno soltanto una necessità: tentare di mettere il più possibile non soltanto paure, spaventi, ve l'ho detto tante volte, ma anche incertezza nell'informazione. Avete visto quello che vi ho postato oggi? Avete visto che oggi, bello pari, la CNN, che non è certamente un canale conservatore, non è certamente un canale repubblicano, fra parentesi vedremo come andrà a finire con le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, dove hanno detto che hanno già votato 40 milioni di persone, il famoso voto elettronico e voto postale, pensano di fare quello che hanno fatto 2 anni e mezzo fa. Chiudo. La CNN, che non è certamente un canale, diciamo, un canale conservatore, un canale repubblicano, ci pubblica il fatto che un miliardario crea così tanto gas serra quanto 1 milione di persone normali. Mentre la BBC, canale britannico, quello bravo, quelli che dovrebbero dare le informazioni migliori del mondo, lo ricordate, la BBC era il mito dell'informazione, sono dei ballisti clamorosi, raccontano delle puttanate incredibili, ci dice lo stesso giorno, alla stessa ora, che un noto esperto americano, ovviamente, ma si è detto, ci dice che la situazione del clima è tragica e che non ce la faremo entro il 2030 e verrà fuori un casino. Prendo la prima notizia, prendo la seconda notizia, le metto accanto e dico perfetto, e allora la colpa di chi è? Se un miliardario fa tanto troiaio, produce tanto gas serra quanto 1 milione di persone normali, e al mondo ci sono 100.000 miliardari, hanno valutato 100.000 persone che hanno più di 1 miliardo di euro, dunque sono miliardari, capite che vuol dire che fanno merda. Gas serra, famoso gas effetto serra, il gas è quello che fa il riscaldamento globale, quello per cui Greta oggi ha detto che passa il testimone e se ne va, fuori dei coglioni un'altra, chissà come mai, poi ci torniamo. Si sta parlando di 100.000 milioni di persone che creano gas serra. Perché? Perché se un miliardario fa il gas serra pari a quello di 1 milione di persone, 100.000 miliardari fanno il gas serra pari a quello di 100.000 milioni di persone. Cioè, per chi non sapesse fare a fare le equivalenze, 100 miliardi di persone. Noi nel mondo siamo scarsamente 9. Ci hanno detto che siamo in 9 e che dovremmo essere 3, perché 6 miliardi di persone sono di troppo, danno noia, danno fastidio. Ci ha detto l'esperto americano della BBC che non ce la faremo. Greta lascia perfino il testimone, non sa più che fare, passerà il testimone a qualcuno, le battaglie per il clima le farà qualcun altro. Oh Greta, ma invece di andare in piazza, non sarà il caso che tu vada a Monte Carlo, allo Sporting, che tu vada a Miami, in qualche club figo, che non, tu non vada a Londra, a New York, negli ambienti belli, a dire a quella gente ricca di farla finita di rompere i coglioni, perché sono loro che stanno avvelenando il mondo? Perché dall'equivalenza che io vi ho fatto, 100.000 miliardari fanno un casino che è 10 volte quello che farebbe tutta la popolazione mondiale. Stiamo parlando del famoso gas serra, quello per cui tutti dobbiamo essere preoccupati, perché dopo il pangolino che si incula al pipistrello, il vaiolo delle scimmie che non, meno male non è neanche partita, la bomba atomica che non viene buttata, le scie chimiche che lo vedete anche voi, ora tentano di dire no, ma voi non capite, sono gli aeroplani che lasciano andare le scie chimiche perché la condensa più spessa. Oggi è uscito uno studio che ci fa vedere che nei motori degli aeroplani non c'è possibilità di creazione di condensa, quindi quelle che vedete, tutte le scie, è tutto meno che condensa, potrebbe anche essere merda liofilizzata, speriamo che sia quella.
per me non è veleno e non ci buttano il veleno, perché il veleno se lo beccherebbero anche tutti i ricchi che ci stanno sotto. Quindi per cui devono fare delle cose molto... Oddio, cane. Andrò al combini, ragazzi. Personaggione. Sì, la pizza, ti sei ingrassato, ti sei maialetto lì. Comunque, domani sera io non ci sono, che faccio tardi. Casomai, giovedì sera, senza voglia, vieni giù. Se no, esistiamo la prossima settimana, vedi come sei messo. Io qui giovedì sono un po' incasinato. Meglio slittarvi la settimana prossima. Il giovedì. Dove sei di bello giovedì sera? Yeah. You, whatever do you want? Oh, come here, you maggot. Please, sir. I'll... Really? Threaten me, would you? Please, I have a family, sir. Please. I don't care about your family. You owe me money. Ma è tipo ma... Minaj. I'm working. I'm working as hard as I can. Why'd it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. Mr. Strauss seems so understanding. If I'm here, there's a reason I'm here. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. You are a slippery little bastard. But I got you now. Please. Pay the money, you'll make this stop. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back. What's not to understand? Understand. Yep.
Come on. Just calm down. Yep. Yep. Ma quindi la cassa lì? Ah, da qui sì. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Sicuramente l'ho fatto male. Questo gioco questa sera chiude e vado là anche perché... Hold still! Pearson said he short a little meat for the fire. This ain't funny! Oh, I disagree! Now why are you so afraid of a pair of gelding tongs? I thought you were the horse expert! Arthur! Esco e ci vediamo al prossimo gioco, insomma.